Ehi ciao, benvenuto a questo mio nuovo video. Oggi vedremo alcune opzioni che possiamo modificare nelle impostazioni di Windows per velocizzare e aumentare le prestazioni del vostro PC. La prima opzione che vi mostro oggi si trova nelle impostazioni. Quindi andiamo appunto nelle impostazioni, dobbiamo andare nella sezione sistema, in archiviazione. Qua in alto troviamo questa opzione che è il sensore di memoria. In pratica, automaticamente con questa opzione Windows eliminerà alcuni file temporanei o non necessari dal nostro disco, liberando spazio e aumentando appunto le prestazioni. Quindi lo attiviamo e possiamo configurarlo. Possiamo selezionare ogni quanto questo sensore si abilita. Io per esempio seleziono ogni mese. Poi qua sotto possiamo impostare dopo quanto tempo i file del cestino e della cartella download verranno eliminati. Per esempio io imposto che i file del cestino dopo 60 giorni che sono appunto nel cestino verranno eliminati, e la stessa cosa è per la cartella download, quindi sempre 60 giorni. Eseguo anche un primo avvio in modo che liberi lo spazio già da adesso. Ci metterà qualche minuto per analizzare i nostri file e finalmente ci eliminerà automaticamente. Il prossimo consiglio che vi voglio dare è di disinstallare tutti i programmi che non usiamo o che usiamo veramente poco. Quindi andiamo sempre in impostazioni, app e funzionalità. Qua troveremo l'elenco di tutte le app installate, tra cui anche tutte le app di sistema e che possiamo eliminare se non ci interessano. Per esempio, io posso disinstallare Candy Crush. Disinstalla, disinstalla. Ed ecco qua che l'avrà cancellato in un modo super semplice. E vi consiglio di fare lo stesso appunto per tutti i software che non utilizzate più. Rimaniamo sempre qui e andiamo in mappe offline. E in pochi utilizzano le mappe di Windows. E se te sei tra la maggior parte, come me, che non le hai mai aperte, beh, le possiamo eliminare in un modo molto semplice. Infatti, se qua avremo delle mappe, possiamo eliminarle attraverso questo bottone. E inoltre qua sotto potremo disattivare l'aggiornamento automatico delle mappe, risparmiando quindi prestazioni, spazio sul disco e anche batteria. Sempre andando nelle impostazioni e nella sezione privacy, e poi scorrendo giù in app in background, qua che avremo tutte le app appunto in background che vengono eseguite senza che noi ce ne accorgiamo. Possiamo disattivare tutto ciò che non ci interessa e che non usiamo. Che in pratica le ho disattivate tutte, visto che non ho quasi tutte app di sistema che non ho mai utilizzato. Una cosa scontata da dire è verificare sempre gli aggiornamenti disponibili. Io in questo caso ce n'ho uno disponibile e lo installerò immediatamente. È perché con gli aggiornamenti si migliora il consumo della batteria e si migliorano le prestazioni. Sempre in impostazioni andiamo su sistema e poi su notifiche e azioni. E ovviamente qua ci saranno appunto tutte le app che ci potranno mandare una notifica. Come sempre vi consiglio di disattivare il più possibile per aumentare la velocità e la produttività sul vostro PC, soprattutto per applicazioni che non usate. Ma state attenti ad evitare software importanti, come per esempio un antivirus. Ecco fatto. Nella barra di ricerca cerchiamo msconfig. Lo apriamo. E qua andiamo sulla sezione servizi. Spuntiamo qui in modo che potremo nascondere tutti i servizi di sistema. Ovviamente sempre la stessa storia, cercate di disattivare il più possibile, come sempre, non l'antivirus. Una volta fatto, clicchiamo su Applica e possiamo chiudere la scheda. Se apriamo Gestione attività, cliccando col tasto destro qua sulla barra delle applicazioni e andando nella sezione avvio, qua ci compariranno tutte le app che al primo avvio del computer si apriranno in modo automatico, aumentando ovviamente la velocità di avvio di Windows. Stessa filosofia di sempre, cercate di disattivare il più possibile. Stavolta andiamo su pannello di controllo, sistema e sicurezza, sistema, su impostazioni di sistema avanzate e infine qua su impostazioni. Questa è la finestra che potremo personalizzare per quanto riguarda le prestazioni. Infatti qua ci sono tantissimi servizi che possiamo attivare o disabilitare. Per esempio possiamo disattivare l'animazione di apertura e chiusura di una finestra. Infatti se adesso chiuderemo una finestra l'animazione appunto sarà disabilitata.
Se invece spuntiamo questa opzione qua, regola in modo da ottenere le prestazioni migliori, come vedete verranno disabilitate tutte le opzioni per garantire appunto delle prestazioni maggiori. Sempre nella finestra delle prestazioni andiamo qua sulla scheda avanzate e qua potremmo modificare o disabilitare il paging. Ma cos'è il paging? In breve è lo spazio che Windows riserva su il disco che utilizzerà come RAM. Cliccando qua su cambia, appunto, potremo modificare questo valore. Disabilitiamo questa opzione e qua possiamo selezionare appunto delle dimensioni personalizzate. Io per esempio imposto 10 giga, quindi dimensioni iniziali 10.000 mega e dimensioni massime 10.000 mega. E cliccando su imposta, appunto, si imposterà la modifica. Però secondo me se avete una RAM maggiore di 8 GB già installata sul vostro PC, secondo me è abbastanza inutile. Quindi possiamo anche disabilitare appunto questo paging per avere più spazio sul disco. Insomma, impostatelo in base alle vostre esigenze. Andiamo sempre nel pannello di controllo, sistema e sicurezza e poi su opzioni risparmio energia. Mostriamo anche combinazioni aggiuntive. E qua selezioniamo prestazioni elevate, che appunto ci consente di aumentare le prestazioni però consumando più batteria. Quindi vi consiglio di impostarla solo se siete in un PC fisso. L'ultimo consiglio che vi do oggi è di pulire il disco. Infatti, se teniamo il nostro disco abbastanza in ordine e soprattutto abbastanza vuoto, Windows avrà più spazio per fare processi, quindi di aumentare la velocità delle azioni. Quindi cerchiamo qua. Pulizia disco e dopo una scansione possiamo selezionare appunto quali file pulire. Per esempio io seleziono il cestino e i file temporanei. Inoltre se clicchiamo qua su pulizie file di sistema farà una scansione di file di sistema inutili e che non vengono più utilizzati e quindi potremo cancellare anche quelli. Ecco qua seleziono per esempio anche i file di registro e clicco su ok. Eliminazione file. E avremo pulito un po' di spazio nel nostro disco. Ok, il video è terminato. Spero che questi trucchetti vi siano piaciuti. Scrivetemi qua sotto nei commenti se vi sono stati utili. Io vi ricordo di mettere like, commentare e di iscrivervi. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao!